In queste foto è rappresentato il pre e il post di un caso di rinoplastica chirurgica in cui la paziente presenta nella situazione preoperatoria il classico tension nose, cioè il naso in tensione, un gibo convesso che parte dalla radice nasale e arriva alla punta, più sviluppato nella parte cartilaginea, quindi nella parte inferiore della piramide nasale, vista nel profilo, con una punta poco proiettante rispetto a quanto è proiettante invece il dorso nasale. L'intervento è stato effettuato con tecnica di rinoplastica chiusa, un intervento rivolto solo alla parte estetica del naso, in quanto non vi erano elementi funzionali da correggere, setto nasale o rinasse, turbinati di normale volume. Quindi è stata effettuata la correzione del gibo e l'aumento di proiezione della punta attraverso un innesto columellare che garantisca la stabilità della proiezione della punta e che garantisca la stabilità della proiezione della punta in relazione alla proiezione finale post-chirurgica del dorso. L'innesto columellare si rende necessario in questi interventi, in quanto il rischio è che, non mettendolo, nei 6-12 mesi post-chirurgici la punta tenda a retrarsi nuovamente e quindi appaia poco proiettante rispetto al dorso. A questo punto il naso apparirebbe ancora non perfettamente rettilineo nel sottofilo, ma con uno pseudo gibo. Intervento eseguito nel tempo di chirurgico di circa un'ora, innesto columellare prelevato dalla cartilagine del setto nasale, intervento che è stato effettuato senza tamponi ed in day hospital. Nelle fotografie post-operatorie ha rappresentato il risultato dopo un anno dall'intervento.